la scuola di musica, come programma non aveva tre aule o quattro aule, aveva 90 cubicoli individuali, poi doveva avere una grande aula per la musica sinfonica e poi anche avevano richiesto un teatro più piccolo per la musica da camera e la opera all'italiana. In un edificio in linea distribuisco tutto questo e allora qui dietro nella parentesi metto la sinfonica. Qua metto l'edificio della biblioteca, degli uffici, delle aule grandi, delle aule da coro. E qui metto il teatro dell'opera e li lego con un portico che in fondo parte sempre dalla tipologia del patio cubano, il patio coloniale, il patio spagnolo, patio anche italiano. No, tutto questo è stato fatto. Questo ci sono solo le fondazioni. Manca tutto questo e mancano tutte le torri. E questo. Un'architettura che non ha un modello preconcetto, no? E non c'è facciata, perché la facciata appunto è nelle case del potere, no? Non c'è porta. Organica significa un'architettura che nasce dall'analisi di organismi, della natura, della struttura degli alberi. Le stanze di studio per gli studenti, piccoli loculi perfetti per esercitarsi su strumenti, guardando fuori dalla finestra la bellezza della natura. Entri e qui un cuscino, il professore si siede qui. Qui una gran tavola di legno, no? In modo che non c'è da far mobili né niente. Qui mette sotto le gambe, gli dai una tavola, una sedia, due cuscini e non. E poi qui naturalmente il materiale acustico. C'erano gli apparecchi, la presa d'aria ed era quella aria condizionata silenziosa, sì. Che sopra passavano i tubi d'acqua, scendeva, si raffreddava e
entrava qui. Per cui c'era sempre, perché noi diciamo che bisognava caratterizzare la funzione, per cui le cose in butto, tipo San Marco quando entri nelle porte, no? Poi questa cosa panoramica. Sì, non era un'area di grandevolezza assoluta. Sì, sì, certo, certo. Allora con la cosa che scalonava, man mano che scendevi vedevi tutta la luce. Era... Allora non era monotono il corridoio delle scuole, capisci? Era tutto un percorso. Torri di questi ponti che faceva come una balconata, come la nostra tradizione del patio, no? Anche di qua, però era tutto disarticolato e i ragazzi correvano qui, uscivano dalle aule di qua e correvano alla prova della sinfonica oppure alla prova della musica da camera, e poi serviva anche come grande foyer tropicale all'aperto quando c'erano i grandi concerti latinoamericani.